esempio, quando è andato via da Dortmund, ha lasciato l'appartamento devastato, quelle cose lì. E forse non ha ancora fatto quel click di mentalità positiva e niente, e poi, e come ho detto all'inizio, un bicchiere di cristallo ne è sempre una. Purtroppo, perché quando vuole giocare, quando fa le sue partite, Sì, vabbè, a me però così, dispiace. così non va. Evidentemente, quando parte c'è una velocità impressionante, tutto quello che vuoi, ma poi quando deve passare la palla la passa male, se deve buttare un centro non lo butta mai bene, e allora, caro mio, scusa. E inoltre se fa sempre male, allora devo mandare una persona a svegliarlo perché sennò si continua a dormire e non arriva in orario all'allenamento. Allora, che scusa, allora metti una babysitter, capito? Che ne so. Certo, sicuramente. Boh, dalla partita di ieri, visto che sono già dietro, dico anche una cosa, mi ha sorpreso in positivo questa difesa creata lì un pochino così, no? Secondo me la difesa è stata buona, boh, dopo è vero, abbiamo preso il gol, c'è stato anche un calo sul 3-0 e tutto della squadra, ma quello ci sta, nel senso, questi dovevamo tentare di fare qualcosa in più per passare il turno, anche perché probabilmente sapevano del risultato di Praga, Dell'Inter, no? certo. Esatto, e quindi e la difesa mi è piaciuta. La Allora, difesa mi è piaciuta, è un Insigne ha TT. giocato molto bene. Sì, secondo me è la migliore partita, almeno dell'ultimo anno che ha fatto. Sì. Max, io ti devo Sì, salutare. no, una cosa molto veloce, ci facciamo in diretta perché serve a te, ma serve anche a altri che ci stanno e ci stanno ascoltando e che lo faranno magari in futuro, che già sono soci, avendoci Sergio, qui. I biglietti. Si va, adesso che uno è socio, si va sempre nella sezione entradas, si va sempre in football perché se si vuole andare a vedere il football, poi si seleziona la partita e quindi si fa, e poi si clicca entradas. Se lì, se, ecco, Aspetta. facciamo in Lo faccio con diretta. te. Lo facciamo in diretta. Allora, entro sul sito del Barça Casta Bravissimo. Pari, esempio, che ha Vukolo, ok? Bravissimo, Faccio un tutorial, ok? sì, Quindi c'è entrata, tienda, menu. benissimo. Vai ad Vai lì. entradas, Pigio entradas. pige entradas, E vengano comprate senza del bene, futuro, baloncesto. esatto, e fai a football, vai a football, a calcio, Femminino che piace tanto Sergio, femminismo, esatto, insomma, sì, dai. Io penso football, ok? sì. E mi viene Sì. il partito, il primo partito, se c'è KM, 8 di 8 di Va mi bene, viene. e vai alla partita col Mallorca, per esempio. Allora, la E partita che vuoi te, vai. clicchi su Ok, Entradas. clicchi Esatto, su e clicco su entrata, se ci sono. esatto. Quando ti ha quando Aspetta. esatto. Mi apre comprata desde 49 Perfetto. euro. Ehi, Clicchi lì, clicchi lì. vai lì dentro, in compra Comprare entrata. Entradas. Ok, qui ci siamo. Sì. Aspetta un attimo che sta andando official ticket. E mi Sì. Benissimo. dà le seguenti corner, graderia, comfort. E ti dà in alto nella parte alta di destra dice "Eres socio, introduce lo status". E devi No, mettere ma quello come no. non Socio, te lo dà. Che introduci i tuoi tu lo stai dati. facendo dal telefono. Ci dovrebbe essere su un omino. Guarda che c'è Un qua, vedi. omino, bravissimo, l'omino, l'omino, l'omino. L'omino e dice, lì devi mettere i tuoi dati di socio. L'omino, l'omino. Bravo Sergio, chi lo sta facendo? No, no, aspetta, a me mi viene sotto, eres socio? Ah, eccolo, Vale. vero, Qua eres sotto, socio, sì. ok, Nombre, clicchi lì, apellido, email. metti i tuoi dati. Aspetta. Vi leggo. Per chi lo dovesse fare da un iPhone, viene da un quindi penso iOS, ma penso che Comunque è Android vero, sia Sergio, è uguale. cambiata, la sto vedendo anche io dall'iPhone, Ah, anche sì. dal computer. Viene Eres sotto. socio, valide per ottenere desconto, introdurre l'ho dato, nombre, Bravo, apellido, bravo. email, due volte email. Vabbè, Vabbè, se ce n'hai una, penso basta una. non lo so. Basta una, penso sì. E
E quindi Tiziane poi metti tutte le V su letto, accettato. Poi cerchi quello che ti piace. Certo. Devi prima tutte selezionare cose, quella che vuoi, però, il settore, Certo, quello che vuoi tu. Quello che e poi piace. Vai avanti e vedere quello che succede. Su, adesso è vero, Sergio, non c'è più l'omino. Vabbè. Sì, è cambiato la pagina da fare il telefonino. Ma anche dal computer è uguale. Anche dal computer? Sì. Allora, domani guardo, ci studio dietro. Ecco, allora facciamoci studiare Sergio, dai, settimana prossima. Bravo Sergio, ci bravo, dice, bravo, ci, bravo. Ci dice. Ma, però, perché voglio il leone studioso. Lanciare aspettate, volevo lanciare anche. Sì. Un'altra lancia a favore del Barça, perché se torniamo indietro sì. E andiamo su entrata sbatta, sì. Entrata rientra, e noi esempio ci ricicchiamo sopra, sì. Ok, ci rientra lì e c'è due best descuento, sì. Para socios no abbonado, esatto, descuento para socios no abbonado sul menu, sì. Tu vai su socios, sì. Giusto, e dovrebbe essere 50% di sconto, e lì capito, magari ci sarà, c'è quelli che ci sono col Mallorca, certo. Prendere quello che invece, certo. Che e Sergio spiegagli un po' a Fabio come funziona il 50% di sconto. Cioè, 50% di sconto, tu ne puoi prendere anche due, cioè esatto. Portarti un invitato al 50% di sconto che non è socio, ma esattamente, ma cosa succede? Tu devi ritirarlo sul posto. Esempio, c'è la Tachilias 15, c'è la Tachilias 15. Tu dovrai andare lì col mail che hai ricevuto, firmerai, dovrai presentare la tua tessera di socio, il tuo documento, esatto. Quelle cose, certo. Firmerai la loro lista e ti consegneranno la busta con dentro i biglietti, quindi non li ricevi prima, ma li devi ritirare sul posto, e puoi ritirarli solamente il socio, solo il socio che ha fatto l'acquisto. Certo, esatto. È giusto che sia così, ma infatti dicevo chiaramente questa cosa il Barça la mette a disposizione, ma nemmeno poi mi sembra che siano 3.000 biglietti addirittura a giornata. Quindi non è sì, non sono tantissimi, però li trovi sempre, ho visto. Sì, ma perché ha visto alla fine le mette a disposizione, giustamente, ripeto, il Barça per Barça Mallorca, Barça Ibar, Barça Alaves, Granada, Levante. Bravissimo, non è che ovviamente non le può mettere per Barça Atleti o Barça Real, Barça Valencia, Barça Siviglia, è normale che lì da abbonato ti prendi il biglietto con lo sconto da abbonato. Da socio. Sì, no, è giusto. Però è da dire, perché alla fine ora sono sempre belle, cioè il Barça a 20 euro, non so quante, il Serie B paghi 14 euro, quindi dico a tutti che conviene sicuramente anche essere socio, per tutto. E questa è riferita anche a Francesco Bonagura e Giuseppe De Serio. Va bene, Fabio Cecchini, buonanotte, grazie, ci sentiamo ciao, presto, Fabio. Ci vediamo a Milano. Ciao Fabio. Visca, ciao Fabio. Allora, dobbiamo prendere Pietro Locatelli e chiediamo al nostro, ai no, chi ci ascolta, ma anche al nostro Sergio Loretti, di attendere un attimo, perché dobbiamo mandare l'audio del direttore di Passione del Calcio, Stefano Rizzo, e rientriamo con il duo Sergio Loretti, Pietro Locatelli, nonché Sergio ci racconta il suo prossimo viaggio a Parigi per vedere il Barça di palla a mano, e poi con Pietro invece cominciamo ci deve raccontare invece della partita che andrà a vedere al Metropolitano domenica prossima contro l'Atleti di Madrid. Rientriamo tra pochissimo. Thank you.
Maxi, ciao Alberto e ciao a tutti gli ascoltatori fedelissimi di Radio Barça Italia. Il Barça è passato, ce l'ha fatta ad accedere per l'ennesima volta agli ottavi di finale, tra l'altro come prima in un gruppo non assolutamente semplice, composto dal Borussia Dortmund, dall'Inter e dalla rognosa Slavia Praga. È riuscito a passare addirittura come primo con una giornata di anticipo, grazie al tris inflitto al Borussia Dortmund, un tris che ha visto le firme dell'attacco sulla carta titolare Messi, Suarez e Griezmann. Speriamo che sia l'auspicio di un tridente che possa consolidarsi sempre di più per il resto delle partite. Come al solito, sempre ci sono intorno a Valverde delle critiche per via di un gioco bello sulla sprazzi, ma per adesso il primo posto è confermato in Liga dopo la vittoria in trasferta contro l'ultima in classifica Leganés, a pari punti del Real Madrid con un classico sempre più vicino, e poi appunto capitolo chiuso per quanto riguarda i gironi Champions. E pertanto il Barça come punti sta facendo il suo, magari poteva farne qualcuno in più ovviamente in campionato, ma stesso discorso per il Real Madrid e l'Atletico di Madrid. Adesso i fari sono puntati per il pallone d'oro, tre favoriti, utile nasconderlo, Messi e Cristiano Ronaldo alla ricerca della sesta affermazione. Per Messi il volume importante è la conquista della scarpa d'oro, per Cristiano Ronaldo la Nations League, che comunque non è stato il protagonista assoluto non avendo neanche disputato le partite di qualificazione, e per Van Dijk invece c'è sia la finale persa comunque di Nations League che soprattutto la conquista della Champions League da assoluto gladiatore della difesa del Liverpool. Non è facile vincerlo per un difensore, per alcuni potrebbe essere anno buono, mentre da Barcellona danno per scontato, noi ce lo auguriamo, il successo di Messi, mentre qui in Italia alcuni giornali invece danno per scontato il verdetto nei confronti di Cristiano Ronaldo. Noi faremo il tifo tutti quanti per Leo Messi, staremo a vedere, ormai lunedì è alle porte e io vi do l'appuntamento come al solito per le prossime puntate. Visca il Barça, visca la Catalogna, visca la Peña. Amici della Peña Blaugrana di Roma, e ieri ho potuto vedere solo il primo tempo del Barcellona, mi è sembrato un buon Barcellona, e un grande Messi che ha, oltre al gol, al fantastico gol che ormai ci siamo già abituati tanto bene, ha fatto anche uno splendido assist per Suarez, anzi ne ha fatti due, uno era in fuorigioco millimetrico, e è stato un grande spolvero il Messi. Bene anche il Charrua che torna a segnare in Champion, però sempre in casa, il suo problema è fuori casa, e speriamo che si sblocchi anche a Milano, anche se non è la partita di Milano, è una partita importante, però siamo già qualificati, quindi andremo lì con il coltello tra le cosa, molto dettaglio, e spero non rimata, Luis Suarez viene Messi in affrontato, viene toccato Luis Suarez, che la sola, anzi,